Sara ci scrive come gestire gli onnivori in famiglia che si mangiano cadaveri spolpando le ossa coi denti davanti a me e sono vegan. Io non ce la faccio io non ce la faccio a sopportarli, sono insensibili. Diciamo che qua la questione, cioè non c'è una risposta che comunque andrà nel senso a soddisfare tutti quanti, perché comunque ognuno di noi vive in famiglie diverse, ognuno di noi è un individuo diverso che reagisce alle provocazioni, che reagisce a comunque quello che gli viene detto in modo diverso. Quello che si potrebbe dire, nel senso, ovviamente se si mettono lì, no, con le ossa e cercano di romperti le balle o... Cioè, o ignori il più possibile, perché tanto di sicuro non sono ora in una posizione di comunque di apertura mentale dove sono disposta ad ascoltarti, diciamo. Oppure cerchi di controbattere usando la loro stessa tecnica, nel senso quella della provocazione. Quindi se loro ti provocano così tanto, tu gli puoi dire: ok, quindi sei pro, cioè ami così tanto la violenza sugli animali che ti piace così tanto mostrarmela ogni volta che puoi. Sì, perché purtroppo molto spesso noi siamo costretti a rispondere con le stesse armi. Quindi, quando ci Esatto. fanno la battuta, che ne so, per ogni panetto di tofu che mangi mi mangerò due bistecche. No, per ogni bistecca mi mangerò 40 panetti di tofu. Cioè, non ha senso, Sì, non. ma diciamo che sono, cioè, poi capita tutte, cioè capita in tutte le famiglie, cioè anche Assolutamente. da me le battutine si facevano. Però diciamo che col tempo, almeno nella mia esperienza, la comprensione in una famiglia che funziona arriva, cioè non No, ma penso che infatti. si passi tutto il tempo a provocare, insomma, a meno di No, ma situazioni no, assolutamente. particolarmente estreme. Certo, quando sei il primo nella tua famiglia a fare questo cambiamento, è normale che ci sia resistenza. Penso l'abbiamo sperimentata Ma tutti. è normale, soprattutto, diciamo, se c'è da parte dei genitori. Perché è come se i genitori si sentissero attaccati, no? Indirettamente dalla tua scelta. Perché è come se tu stessi dicendo: guardate, il modo in cui mi avete cresciuto Esatto, è è sbagliato. completamente sbagliato. Cioè, sto rifiutando il modo in cui mi avete cresciuto. Esatto, Che può mentre essere forte, comunque, dal può punto di essere vista di un forte, genitore. ma dal nostro punto di vista ovviamente non è assolutamente questo il discorso. Esatto, cioè non stiamo dicendo mamma, papà, siete persone orribili perché mi avete fatto mangiare questi tipi di prodotti e mi avete... Quello che io dico sempre, quando magari ci sono dei genitori che comunque non riescono a comprenderlo, rifiutano questa scelta, è invece di comunque farsi dire, cioè invece di intendere, far intendere che è colpa loro, che hanno sbagliato loro, nel senso mamma... Tu mi hai insegnato, mamma, papà, mi avete insegnato anche valori come l'empatia, come la giustizia, come la non violenza, come non voler far soffrire gli altri. Quindi se io sono diventato, comunque ho fatto la scelta vegan, è anche grazie a te perché mi hai cresciuto con questi valori qua. Quindi Esatto. mi hai dato la possibilità cioè sei tu che mi hai passato questi valori qua, ok? Quindi in Assolutamente. questa scelta qua non vederla come negativa o nel senso sto rifiutando il modo in cui mi avete cresciuto, ma vedila come un'evoluzione di quei valori che tu stessa mi hai Assolutamente. passato. Oltre al fatto di avermi fornito i mezzi necessari per fare mie scelte autonome da persona adulta, perché anche in piazza molto spesso, penso sia capitato anche a voi, parliamo con ragazzi giovani, giovanissimi, magari anche delle medie, che dicono: sì, io voglio fare questa scelta, non riesco perché a casa mia cucina la mamma. Cioè, può essere difficile, soprattutto se sei giovane, se ancora non cucini, non vivi da solo o vivi in compagnia di altre persone che assolutamente non conoscono le tematiche vegan, può essere difficile anche solo spiegare certi Certo, concetti. certo. Sì, diciamo che secondo me il primo passo, proprio anche per esempio in casa, no? Se siete... Perché ci sono tantissimi ragazzi che a volte ci scrivono e ci chiedono consigli su come gestire la situazione in famiglia. Perché è difficile, se sei un ragazzino di 13, 14, 15 anni, Esatto, come è fai a difficile dire andare mamma? contro la tua famiglia, contro tutti quanti, no? Neanche contro, però deviare così tanto.
dalle norme sociali che comunque in cui vivi, no? Quindi quello che si può fare, la prima cosa è informare, cercare di parlarne il più tranquillamente possibile, cioè evitando gli attacchi il più possibile, perché se si inizia ad attaccare poi il messaggio viene trascurato completamente e passa su una questione personale, no? Esatto. Quindi non si parla più del messaggio. Diventa un attacco personale. Ma è un attacco personale. Non si impara niente. E quindi è inutile per entrambe le parti. Se invece si cerca di tenere un tono pacato, però comunque cercando di farsi sentire, nel senso mostrare, cioè dire le proprie ragioni, far sentire le proprie ragioni e cercare di comunque sensibilizzare il più possibile. Certo. Poi dalla parte dei vostri genitori di conseguenza di sicuro ci sarà una risposta positiva, perché comunque se loro vedono che siete super motivati da questa scelta e volete continuare, non c'è cosa che tenga per farvi cambiare idea. Assolutamente, perché prima o poi diventerà parte della famiglia, no? Parte della, esatto. Cioè verrà accettata. Verrà accettata per forza, se vi vogliono bene verrà accettata, ovviamente, e immagino che il contesto si spera sia quello. Certo. E probabilmente vi ascolteranno e magari faranno anche loro dei cambiamenti. Certo. Come è successo anche nella mia famiglia, lo so, nella nostra. Io a mia mamma ho detto, sai, io ho letto The China Study. Mia mamma cosa ha fatto? Cosa incredibile che nessuno dei genitori fa. L'ha letto anche lei. Mo, mamma vegana, esatto. Viva le mamme. Infatti c'è, cioè, molto spesso, poi ovviamente dipende dalle persone con cui abbiamo a che fare, però agire come, cioè essere ad esempio è la prima cosa. Può essere il metodo più efficace, perché comunque se ti vedono convinto di una cosa, convinto, prima o poi sì, felice e sereno della tua scelta, però prima o poi lo capiranno. Ma poi saranno anche loro incuriositi, nel senso, cioè com'è possibile che è così felice, così, cioè nel senso sicuro di quello che dice. Cioè devo capire se queste, esatto, ragioni sono vere oppure se le sognate la notte ed è pazzo cambiato. Da sì, esatto.